Ciao ragazzi, in questo vlog voglio farvi vedere la mia spesa e la mia cena messicana che ho organizzato per la festa del papà. Partiamo con i taco shells, che ci sono già qua 12 formine, diciamo, già pronte per i tacos. Fortunatamente ho trovato la farina di grano precotta. Questa qua è famosissima della PAN. Questa qua serve per fare le tortillas e quindi non vedo l'ora di farle. Questa qua abbiamo già comprato la Corona, però ho voluto prendere la mia birra del cuore di tantissimi anni fa, la Desperados, che bevevo proprio al locale messicano dove cantavo tantissimi anni fa. E poi ho trovato la yerba mate, che pensavo fosse una tisana che prendeva una mia amica, e invece no, però con mia enorme sorpresa ho scoperto che è ricca di nutrienti, soprattutto per la mente, ed è quasi un caffè praticamente, soltanto che non ha gli effetti collaterali della caffeina. Passiamo adesso ad Eurospin, perché da Eurospin ho preso il macinato scelto di bovino adulto. Questo qua era in offerta speciale, non lo userò tutto quanto, quindi un pochettino poi lo conservo. E ho preso anche la carne di maiale, perché per i tacos preparo la carne di maiale, mentre per i burritos preparerò il chili, non chili, con carne macinata di bovino. Poi ho preso le pannocchie, perché voglio tagliarle a fettine così e farle arrosto. Ho trovato le julienne di mozzarella, mi sono dovuta accontentare perché in questo momento non ho trovato il cheddar e quindi utilizzeremo proprio questa per condire i tacos e i burritos. Avocados, perché devo fare il guacamole. Poi ho trovato questa salsa chili che era in offerta, sarà che hanno fatto qualche tempo fa qualche cosa tema Tex-Mex, e l'ho voluta prendere, era 1 euro. I fagioli non ho trovato ovviamente da Eurospin i fagioli neri, ma ho preso questi qua, i Red Kidney, che sono buonissimi e ce li facciamo piacere lo stesso. La limonata, perché con tutta questa roba bisogna anche un attimino cercare di sgrassare il palato. E poi, siccome voglio fare il queso fondido, ho preso le Damer Edamer. Questo qua è 400 grammi, 3,13 euro, e poi ne ho aggiunti altri 200 grammi, quindi insomma un bel po', 4 e 2, e sono 600 grammi di formaggio di queso fondido per bagnarci i nostri nachos. Sono nachos, ma qua li chiamano tortillas. Queste qua di Eurospin sono però quelle semplici, quelle secondo me insapori, che vanno comunque bene per quando devi mangiare ovviamente le tortillas con delle salse abbastanza saporite. Quindi queste vanno bene così, ma adesso arriveranno anche quelle originali americane. Termino con le verdure, facendovi vedere peperoni, peperoni rossi, cipollotti, da noi si chiama acipulluzza, la cipolla lunga, fresca. E poi, ragazzi, purtroppo la mia vecchiaia mi aveva fatta convincere di aver comprato già i pomodori, invece no, quindi oggi purtroppo userò questi pomodorini. Non lo so, pensate che vadano bene? Me li faccio andare bene, ragazzi, per forza. Quindi questi erano tutti gli ingredienti per la mia cena messicana. Oh, avevo dimenticato di farvi vedere questi piatti. Piatti in carta. Guardate che sono carini. Sempre presi da Eurospin. Molto molto belli. Apparecchierò la tavola con una tovaglia verde, quindi questi ci stanno benissimo. Ecco arrivate le Lay's al cheddar and sour cream. Ah, e queste qua le Tostitos con un po' di lime da mangiare con questa queso blanco dip, che è la fine del mondo, ragazzi. Poi,
Crunchy salsa medium. Medium si riferisce al grado di piccantezza. E poi per condire anche i tacos, ecco qua la sour cream pure and natural daisy. Yes. Ah, mamma mia, la faccia della dieta. Io in questo vlog me ne strafrego delle inquadrature, ragazzi, perché deve essere tutto vero, tutto così come è sempre stato. Quindi c'è burdel, pentole, casino, perché ancora devo sistemare tutto, fra l'altro. Quindi va bene, cominciamo a fare questo guacamole. Sì, la mia faccia è sempre ancora sempre più disperata perché sono veramente stanca, però soddisfatta. Adesso è il momento di preparare il guacamole, quindi cipolla fresca, pomodori che sono da qualche parte, non so dove sono, avocados, ne prendo due. E poi vi faccio vedere il mio guacamole terminato. Per preparare il guacamole ho tagliato a quadretti il mio avocado, l'ho scavato e l'ho messo direttamente nella ciotola, l'ho schiacciato, ho spremuto del limone, ho inserito della cipolla, dei pomodori tagliati e voilà, e il sale ovviamente. Il guacamole più buono di sempre! Forno! Abbiamo la carne di maiale che andrà brasata con la paprika ed alcune spezie e l'acqua e il limone, mentre io mi sto preparando la versione vegetariana con straccetti di soia che ho preso sempre da Eurospin. Adesso vi faccio vedere come la faccio. La versione vegetariana della carnita, che solitamente si fa con la carne di maiale, ma forse me ne sto mettendo anche troppi perché questi vanno dentro i tacos, quindi proprio ne faccio poco poco poco. Metto quindi un po' di paprika dolce, un po' di limone spremuto, sale, un po' d'acqua e poi una stecca piccolina di cannella, perché in effetti ce ne andrebbe una per un mezzo chilo di carne, quindi poca cannella. Mescolo tutto e cuocio prima in padella e poi dovrei mettere in forno, ma siccome sono precotti, credo proprio che li passerò in padella molto velocemente. E visto che solo io in famiglia mangio piccante, mi metto il peperoncino perché Adriano, Alice e Fabrizio non mangiano piccante, quindi io, una volta che sto preparando per me, decido finalmente di poter mangiare come si deve una cosa messicana piccante. Allora ragazzi, accendiamo il fuoco, questo è il mio padellino e adesso vado a versare i miei straccetti di soia. La stessa procedura ovviamente l'ho fatta per la carne. Nella ricetta originale che ho preso qui su YouTube andava messo anche il cumino, ma a me non piace assolutamente, non volevo rovinarmi il gusto, e andava messo anche il coriandolo in polvere. Io non ho neanche quello, quindi ragazzi, facciamo comunque sì, a modo mio, ecco, come al solito, no? Così come ho fatto anche il sushi. Mi scuso con voi se la mia cucina è zozza, ma avevo appena finito di cucinare. Sinceramente, ragazzi, non mi andava assolutamente di pulire il piano cottura perché stavo facendo il video, ma voi lo sapete e a voi piace proprio la veracità di questo canale e la naturalezza del mio modo di girare i video, quindi beccatevi la cucina zozza. Ecco qua, versiamo l'acqua. Perfetto. E un po' di cannella. Eccolo qua pronto. Io ovviamente non l'ho messo in forno, il mio l'ho cucinato così molto en bresse, molto express, l'ho messo in questa ciotolina e poi lo userò più tardi per
per condire i miei tacos. Ragazzi, il sapore di questa carne, che non è carne, ma dico il sapore comunque delle spezie con la cannella, hanno creato un gusto veramente particolare che io vi consiglio di provare a fare se siete vegetariani con questa tipologia di alimento. Se no, provatelo con la carne perché è veramente buonissimo.